Nessuna traccia di Olga Rappuoli. Continuano senza sosta ma anche senza esito le ricerche della donna di 83 anni scomparsa da mercoledì mentre faceva funghi nei boschi di Villa Basilica. Settimana del commercio, non solo shopping, a Castelnuovo continua l'iniziativa che anima l'estate garfagnina. In 5.000 per Bocelli e la Sugar Night, grande successo per la festa organizzata a Forte dei Marmi con la cover band di Zucchero e la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli. Ricette e bontà a tavola sulla spiaggia è andata in archivio un'altra grande edizione dell'iniziativa ideata da Gianni Mercatali. Lo sport, il calcio, Lucchese fuori ma a testa alta, i rossoneri eliminati dalla Coppa Italia dopo due pareggi, c'è ancora da lavorare ma in vista del campionato le indicazioni emerse sono positive. Il Viareggio 2014 è realtà, presentata dai vertici del comune la nuova società che disputerà il campionato di eccellenza. I motori, 12 ore il ciocco, tutto pronto. Domenica ritorna l'appuntamento realistico di Barga, le prove speciali del ciocco e di Renaio, da ripetere tre volte. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, ancora in primo piano il caso di Olga Rappuoli, la signora di 83 anni scomparsa ormai da mercoledì mentre faceva funghi. Continuano le ricerche, ma finora non ci sono tracce della signora. Sentiamo Egidio Conca. Continuano le ricerche di Olga Rappuoli, 83 anni, la donna scomparsa da mercoledì pomeriggio nei boschi di Villa Basilica. Il campo base delle ricerche si è spostato sulla strada tra Pariana e Le Pizzorne, in località San Bartolomeo. C'è il personale del soccorso alpino, della protezione civile, dei vigili del fuoco, le unità cinofile e altri volontari. C'è anche il nipote che era con la donna al momento della scomparsa. È stato lui insieme ai fratelli a raccontarci i dettagli di quanto accaduto. Venerdì l'uomo di 60 anni ha chiesto alla zia se voleva accompagnarlo alla località Madonna del Monte nel comune di Villa Basilica per trascorrere qualche ora all'aperto. Una volta arrivati i due sono scesi insieme a cercare funghi nelle vicinanze. Poi sono tornati alla macchina. A quel punto, visto che avevano trovato funghi di tipo galletto, la donna ha detto che se ce ne fossero stati a sufficienza li avrebbe cucinati la sera. Il nipote allora ha deciso di andarne a cercare altri poco lontano, raccomandando alla donna di non muoversi dalla macchina e di consumare la merenda che si era portata dietro. Il sessantenne è rimasto a cercare funghi per poco meno di mezz'ora. Quando è tornato, la zia non c'era più. Aveva portato con sé solo la borsa, lasciando purtroppo in auto il cellulare che forse avrebbe facilitato le ricerche. L'uomo si è messo subito a cercarla, anche con l'aiuto di un'altra persona trovata sul posto, ma senza esito. Allora ha chiamato il 112. Nel frattempo, intorno alle 19.40, la donna è stata incrociata da una famiglia su un sentiero che si spinge verso Pariana, a circa 2 chilometri da dove era stata parcheggiata l'auto. Nessuno però si è allarmato perché la signora appariva tranquilla. Ha detto che stava cercando funghi e aveva infatti dei galletti in mano. Solo la sera, guardando i telegiornali, la famiglia ha capito che si trattava della donna scomparsa e si è messa in contatto con le forze dell'ordine. L'unica altra traccia trovata più avanti sul sentiero è il brick di un succo di frutta che la donna ha bevuto. Secondo i nipoti, la donna è progressivamente scivolata in stato confusionale anche a causa della malattia che l'affligge da 40 anni, il diabete, per la quale avrebbe bisogno di 4 iniezioni giornaliere di insulina. Al momento della scomparsa la donna indossava una maglietta viola chiaro, una gonna scura e scarpe mocassino chiare. La borsa è di pelle marrone. La foto diffusa è di qualche anno fa, adesso la donna ha il viso più asciutto. E ovviamente se ci saranno aggiornamenti ve ne daremo anche nelle prossime ore. Una tragedia nella tragedia, non ci sono altre parole per descrivere il suicidio di Mirko Angelini, 51 anni, il marito di Francesca Pierotti, la 44enne morta in un incidente lo scorso 3 agosto a Camporgiano. I due coniugi stavano viaggiando sulla strada che collega Camporgiano a Puglianella e l'auto, condotta dall'uomo, era finita fuori strada precipitando in una scarpata per una trentina di metri. La donna era morta sul colpo, mentre lui aveva riportato alcune ferite. Secondo le prime indiscrezioni, Angelini non si sarebbe mai perdonato tale disgrazia fino a oggi, quando si è tolto la vita. L'uomo lascia due figli di 12 e 21 anni.
Ancora per la cronaca, sono ore di apprensione per una famiglia di Nozzano, alle porte di Lucca, per un ragazzo di 16 anni scomparso da martedì dopo una lite con i genitori. Il padre, dopo averlo cercato inutilmente, ha sporto denuncia presso i carabinieri che hanno iniziato le ricerche al momento senza esito. E ancora per la cronaca, un cittadino marocchino di 34 anni, residente a Borgamozzano, è stato denunciato per violenza sessuale. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe aggredito una connazionale proveniente da Bergamo al termine di una cena nella sua abitazione. La donna è scesa in strada in piena notte chiedendo aiuto ad un passante che l'ha accompagnata dai carabinieri, dove ha sporto denuncia. Operazione congiunta delle forze dell'ordine contro la vendita di merce contraffatta a Forte dei Marmi a Pietrasanta, in azione carabinieri, polizia provinciale e municipale. Complessivamente sono state identificati 50 cittadini stranieri, 3 dei quali sono stati denunciati e 2 muniti di ordine di espulsione. Sono stati sequestrati 200 pezzi contraffatti. E adesso ci spostiamo in Garfagnana. Lasciamo la cronaca per parlare della settimana del commercio che sta procedendo con grande successo. Sentiamo Eleonora Cozzella. Continua a Castelnuovo il successo della settimana del commercio, giunta all'edizione numero 29, che ogni sera richiama nel comune garfagnino circa 7.000 visitatori. Il segreto di questa affermazione è la fedeltà all'impostazione tradizionale, un cartellone ben coordinato di eventi, spettacoli e mostre che nei giorni a cavallo di Ferragosto animano fino alla mezzanotte il centro con accesso gratuito. Il forte legame con il commercio, sottolineato nel nome dell'evento, sta sia nell'attività professionale dei promotori, l'associazione Compriamo a Castelnuovo, sia nell'intenzione di creare nuove opportunità commerciali e attrarre nuovi potenziali clienti. Non a caso la settimana è diventata anche un momento di promozione turistica. Ogni sera fino al 24 agosto il programma prevede diversi appuntamenti, come quelli con la locale scuola civica di musica che ha portato in piazza il frutto del suo lavoro, o la simpatica iniziativa di Garfa Ludica che sotto il loggiato ha proposto i giochi da tavolo. In piazza Umberto tantissimo pubblico si è accalcato sotto il palco centrale per l'esibizione della scuola di danza di Ilaria Pilo, centro studio danza e artist, che ha offerto performance ricche di colori e coreografie ispirate a diversi stili, dalla danza classica al rap, alla danza moderna e contemporanea con un tocco di folk. Applausi anche per il giovanissimo lucchese Lorenzo Simoni e il suo sax. Giustamente soddisfatto il presidente del comitato Compriamo a Castelnuovo. Abbiamo avuto un'affluenza ottima sia a partire dal primo giorno. I momenti con il maggior numero di affluenze sono stato il periodo di Ferragosto, con la sfilata medievale che ha riscosso un ottimo successo. Anche stasera devo ringraziare i ragazzi che hanno organizzato il disegno più lungo qui nella via. Fino a questo momento siamo arrivati a 76 metri di disegno fatto dai bimbi e questo dimostra che anche le piccole iniziative certe volte riscuotono un grande successo. Torniamo alla cronaca. A Viareggio la polizia ha denunciato 4 giovani viareggini con l'accusa di lesioni aggravate in concorso. Tutti, l'età compresa fra i 19 e i 22 anni, sono accusati di aver picchiato 2 coetanei fuori da un locale della Darsena. E questa è una foto che è servita agli investigatori per rintracciare proprio i ragazzi denunciati. E ancora per la cronaca, una pattuglia del radiomobile della compagnia di Viareggio è intervenuta in piazza d'Azeglio per una lite. Giunti sul posto, militari hanno trovato un ragazzo marocchino riverso a terra e un altro giovane extracomunitario in stato di agitazione con in mano una catena e un lucchetto. Secondo quanto ricostruito, l'aggredito sarebbe stato rapinato del portafogli. Durante l'identificazione si è scoperto che il ferito era evaso dagli arresti domiciliari e così è scattato l'arresto per entrambi. Decisivo intervento dei bagnini a Lido di Camaiore per salvare un turista di 46 anni di origine tedesca. Il mare è grosso, le violente onde stavano portando l'uomo a fondo quando il pronto intervento dei bagnini della spiaggia libera, del bagno a Betone, del bagno Manè, gli ha salvato la vita. Le conduzioni del turista tedesco, in un primo momento apparse disperate, sembrano adesso stabili. E a proposito di bagnini, non hanno ricevuto gli stipendi di giugno e luglio e dunque se entro la prossima settimana
non arriverà il pagamento di quanto spetta loro, sono pronti a fare sciopero dal 29 al 31 agosto. E questa è la presa di posizione dei bagnini che vigilano sulla spiaggia libera della Lecciona tra Viareggio e Torre del Lago. In tutto 7 persone che lavorano per conto di un'associazione che ha in appalto il servizio dal comune Viareggino. Un'altra notizia di cronaca interessante e importante, perché la Polizia Municipale di Seravezza rende noto che ignoti hanno apposto su alcune auto in sosta dei verbali falsi, delle multe falsificate. La Municipale ha cominciato gli accertamenti per risalire agli autori, contro i quali scatterà una denuncia penale per il falso commesso. Naturalmente il Comando dei Vigili invita i cittadini che avessero trovato le multe false a consegnarle fornendo ogni elemento utile. Andiamo a Forte dei Marmi per parlare del grande successo, della grande serata, la Sugar Night con Andrea Bocelli. Sentiamo Roy Lepore. È stato un successo la serata organizzata in occasione del centenario del comune di Forte dei Marmi del Sugar Night di fronte alla pontile di Forte dei Marmi giovedì sera. Marco Macchiarini, anima e mente della cover band ufficiale di Zucchero, che molti aspettavano e che invece non è arrivato, ha trascinato gli oltre 5.000 presenti che hanno affollato la piazza. Sono stati eseguiti tutti i brani più famosi di Zucchero. Ho bisogno d'amore per Dio. C'è stato spazio anche per festeggiare i campioni d'Italia dell'Alimac Forte dei Marmi con l'esecuzione dell'inno ufficiale scritto proprio da Macchiarini e la premiazione di Alessandro Verona e Davide Motaran, campioni d'Europa con la nazionale di hockey. Ma il clou della serata è stata senza dubbio la presenza sul palco di Andrea Bocelli, che ha emozionato e fatto cantare tutti eseguendo l'inno di Mameli. La musica unisce in tutti i sensi, ha detto, e fortifica anche i rapporti tra padre e figlio. Accompagnato al pianoforte proprio dal figlio Amos, ha eseguito un brano che ha cantato al Festival di Sanremo, Love Me Tender. Poi, insieme a Marco Macchiarini, ha interpretato alla grande Miserere. Il sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti ha voluto ringraziare come tutta Forte dei Marmi Andrea Bocelli, confermando che il Sugar Night ci sarà anche il prossimo anno, magari con la presenza di Zucchero, e la piazza ha ballato e cantato con la band fino a notte inoltrata. Un'importante notizia di viabilità: si terranno la prossima settimana, da lunedì a sabato, i lavori di sistemazione definitiva del nuovo tratto di strada provinciale 74 del Frizzone. Sono previste delle limitazioni al traffico lunedì e martedì dalle 7 del mattino alle 18. È previsto il senso unico alternato nel tratto tra la rotatoria e il cavalca ferrovia. Da mercoledì a sabato in orario notturno dalle 20 alle 6 la strada sarà chiusa. Sul posto ci saranno tutte le indicazioni per la viabilità alternativa. Torniamo alla musica, andiamo a Barga per parlare di Barga Jazz. Una serata di grande musica, quella vissuta alla 27esima edizione del Barga Jazz Festival giovedì 21 agosto al Teatro dei Differenti, grazie al concerto Mistico Mediterraneo con protagonista Paolo Fresu. Il grande jazzista, nell'ambito del progetto transfrontaliero Sonata di Mare, ha presentato il suo ultimo lavoro con Daniele Di Bonaventura e il coro polifonico Corso a Filetta. Barga Jazz entra così a pieno titolo nel progetto che unisce suoni e voci dei diversi popoli del Mare Nostrum e coinvolge importanti festival in Sardegna, Toscana, Liguria e Corsica, con produzioni originali di scambio tra artisti. Mistico Mediterraneo è sbarcato a Barga direttamente dal comune sardo di Berchidda e prende il nome dal titolo dell'album realizzato da questo gruppo, che ha incantato un teatro non solo completamente esaurito, ma anche pieno all'esterno di appassionati che si sono accontentati di carpire da fuori alcune note. (Sussurra)
Adesso spazio alla bontà, alle prelibatezze di A Tavola con la Spiaggia. Infatti si è ripetuta puntuale anche quest'anno la tradizionale iniziativa giunta alla 22esima edizione con l'appuntamento enogastronomico di Forte dei Marmi ideato da Gianni Mercatali, diventato sempre più glamour. Ha visto presenti in giuria, oltre al sindaco del Forte, anche Renato Pozzetto, Massimo Moratti con la moglie Emilia, imprenditori del territorio. La vittoria è andata alla Pappa al Pomodoro, rivisitata in chiave marinara, presentata da Oliva Scaramuzzi nelle prossime edizioni del TG Noi. Un ampio servizio. La grande attesa è finita sul sipario, sulla terza edizione della Notte Bianca. Sarà un sabato ricchissimo di eventi culturali e non solo. Si parte alle 18.30 per proseguire fino alla mezzanotte. In programma ovviamente musei aperti, visite guidate ai palazzi storici, concerti di musica classica, spettacoli di danza e teatrale, insomma davvero tanti appuntamenti, oltre a negozi, bar e ristoranti aperti. E a proposito della Notte Bianca di Lucca, adesso spazio all'editoriale di Sergio Talenti, L'Ancora, che ci parla proprio di questa iniziativa. Sabato Notte Bianca a Lucca, con musei aperti, musica e attività performative. Continua dunque una tradizione positiva, sia pure nel mezzo di una dura polemica. I musei infatti incassano spiccioli e mancano i visitatori. E così una delle più belle città d'Italia rischia di chiudere, si dice. Una polemica sicuramente utile, ma certamente strabica. Utile perché svela relazioni suicide tra gli investimenti pubblici e gli incassi nei musei, ma anche strabica perché non vede la ragione reale del mancato incasso dei musei, da una parte, e dall'altra non vede neppure il ripristino in atto da alcuni anni di intere aree urbane della città di Lucca, un restauro che fa di Lucca a livello internazionale un modello di recupero attivo e vivace di una città medievale. E in questo senso i risultati si vedono già da un punto di vista turistico. Ma bisogna capire la vera ragione per cui sono venduti pochi biglietti nei nostri musei. E questa ragione io credo sia addebitabile alla mancanza totale di innovazione dell'idea stessa di museo, oltre gli orari d'apertura che sono già molto stretti. E mi spiego. Nei nostri musei mancano spazi dedicati al ristoro, ad una caffetteria, alla tavola calda, spazi per mini concerti, per consultazioni audiovisive. Addirittura mancano prodotti generati dal patrimonio museale stesso, dalle classiche riproduzioni, alle cravatte, ai foulard, eccetera. Ecco, in Europa oggi i soldi passano da questa parte. Grande lavoro in questi giorni per l'associazione Vega Soccorso, che in collaborazione con alcune guardie zoofile dell'OIPA hanno recuperato degli animali selvatici feriti. In particolare a Loppia, frazione di Barga, è stato soccorso un capriolo. A Sassi, nel comune di Molazzana, il recupero di un muflone. E a Fornoli, a Bagni di Lucca, di un falco pecchiaiolo. Gli animali sono stati trasportati nel centro di recupero, dove verranno curati e poi rimessi in libertà. E con questa notizia bella, positiva, perché questi animali sono stati salvati, chiudiamo la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la pagina sportiva.